calcio e razzismo, sempre un messaggio importante per i ragazzi, alla luce anche di quello che ha detto in questi giorni Arrigo Sacchi, insomma, che ha parlato di tanti giocatori stranieri, tanti giocatori di colore, quindi un messaggio che ha fatto tanto discutere. Sì, alla fine non ho riuscito a capire se l'ha detto di colore o ha detto di... Ok, però vabbè, ognuno può dire quello che pensa. Dopo credo che tutti gli ultimi anni quello che è successo con il razzismo durante le gare, non lo so, tutto quello che è capitato durante le partite, i giocatori tante volte sono stati molto bravi per me, perché non è una cosa facile per loro di tenerlo, no? Di rimanere calmi, perché sai, quando giochi e senti i cori è una cosa che ti fa sentire male. Credo che abbiamo fatto passi avanti, oggi è un altro passo avanti, perché alla fine cambia solo il colore, solo quello cambia, non cambia nient'altro, il sangue è uguale per tutti, siamo tutti umani, siamo tutti uguali per me, allora dobbiamo stare su quelle cose, perché di farti carattere, sai, di essere persona buona o no, non ti fa il colore, ti fa solo quello che sei tu personalmente dentro, allora stiamo su quelle cose che sono importanti nella nostra vita e non lasciamo il razzismo fuori, perché è una cosa che a me personalmente non mi tocca, ce l'ho amici. Come stai fisicamente? Vabbè, non lo so, è difficile di dire perché ancora c'è dolore, però vediamo. Ci sarà uno stadio tutto giallo-blu domenica. È importante perché è un momento molto difficile per noi, abbiamo parlato anche con i tifosi, è giusto che sono incazzati questo periodo, però non c'è nient'altro da fare, dobbiamo stare uniti fino alla fine, noi dobbiamo tirarci qualcosa in più perché l'abbiamo perso le ultime partite, non riusciamo proprio a stare come volevamo, essere tutti insieme, ognuno a dare quello che merita questa squadra. Dopo ti dico, tante volte è facile a parlare, però è difficile a dare sai, in campo quello che vuoi, però dobbiamo provare, dobbiamo tirare ognuno da solo qualcosa in più, perché solo così possiamo uscire da questo momento, perché sapevamo all'inizio che sarà molto molto difficile, però quello che ha detto, sempre uniti, perché adesso che bisogna stare insieme. Noi non abbiamo nessuno problema con i tifosi, perché fino adesso sono stati veramente sempre con noi, tutto dipende da noi giocatori, di quello che ha detto prima, di tirarci qualcosa in più ognuno. Che confronto è stato con i tifosi? No, per me è tranquillo, cioè, mi è capitato tante volte a parlare, perché anche loro, cioè, per me è giusto sapere anche loro quello che pensano, è meglio per noi sapere quello che pensano loro, la rabbia ci sta, però è una cosa per me normale, la nostra promessa era di provare a dare il massimo, significa di... sai, non di amare la maglia, perché non puoi dire uno da un giorno all'altro amare questa maglia, la maglia la può amare dopo tanto tempo, no? Però il minimo che dobbiamo fare noi come giocatori è rispettare la maglia, con queste prestazioni credo che è una mancanza di rispetto anche per i tifosi, ma anche per noi stessi, perché non meritiamo di essere in questa difficoltà. Allora ognuno da solo fa l'autocritica, a capire che in questo momento è molto difficile, e provare a dare il massimo. Sono servite le parole di Gardini secondo te? Servito per noi giocatori? Ti dico la verità, è bello a sentire tutto quello che pensa chiunque, presidente, Gardini, direttore. Il discorso è se tu riesci a prendere tutto quello, capito, di prendere le parole che ha detto direttore o ha detto presidente l'altro giorno, o Sogliano la settimana scorsa, o mister quando dice durante la settimana, e potere a cercare anche tu da solo di dare qualcosa in più, perché ascoltare e dopo non poter fare niente significa che non hai ascoltato niente, allora dobbiamo prendere spunti da ognuno e provare a mettere qualcosa in più in campo.